Allora, ragazze, non è passato. E ridono, cosa ridete? Michael che tira, ma Diego fa buona guardia. Buonasera, siamo qui, terza intervista. Bravo, Michael, stai attento, guarda avanti, Diego, guarda bravo. Avanti. Siamo qui alla terza intervista del maggio in oratorio, zona mista, con Ernesto De Luca. Perché lo dici così? Non lo so. Poi abbiamo Benedetta Mirto, Gaia Grittani, Alessandro Scaglione. Alessandro Scaglione, che già conosciamo, e tanto per cambiare, cosa stai facendo? Mangiando. Bravo, ecco, poverino, lui mangia sempre perché deve crescere. Allora, Ernesto, hai vinto o hai perso stasera? Ho vinto. Quanti gol hai preso? Sei un portiere? Tre gol. Sì. Brava. Tu, Benedetta, che ci fai qua? Sono la figlia dell'allenatore della Vital Dent. E guadagnano un pezzo. È la vita. E tu cosa ci fai qua, Gaia? Non lo so. Non lo so. Non guardare la mamma. Ok. Ti stai divertendo? Sì. Bravo, Diego. Tu hai giocato stasera, Alessandro? No. Hai giocato sì o no? No. Perché guardi me? Non lo so. Non lo so. E perché? Perché sei venuto qua stasera? Perché dovevo giocare mio fratello. Tuo fratello ha vinto o perso? Vinto. Ma chi è più forte, tu o tuo fratello? Io. Ma lui lo sa? No. Va bene. Ma litigate mai tu e tuo fratello? Sì. Chi è che vince? Chi è che vince? Lui. Perché ridi? A caso. Ridi a caso, ce ne siamo accorti che ridi a caso. Allora, al tre dovete urlare anche mio. Ok. Uno, due. Avete capito che cosa dovete urlare? No, è anche mio, avete capito? Ok, al tre, eh? Uno, due. Però quando io dico tre, non prima. Concentratevi, non sbagliate. Allora, aspetta. Uno, due. Ti puoi spostare, scusa, che se no. Allora, ripetiamo. Uno, due e tre. È mio! Ecco, vedete?